Bob Kirby, ex campione sportivo, muore per un singolare incidente su un campo da golf. Il fratello di Bob, l'ispettore Jack Kirby, è convinto che non si tratti di una disgrazia e cerca l'uomo che ritiene responsabile della morte del fratello, Tony Stewart. Ma lo trova nella sua auto, ucciso da un colpo di rivoltella. Prima di morire, Stewart gli ha spedito un collare e un biglietto che dice: «Per questo tuo fratello è stato ucciso». Il collare appartiene a un barboncino smarrito dalla signora Mason, governante di casa Kirby, e ritrovato da David Scott, un anziano signore costretto su una sedia a rotelle, al quale Jack lascia come ricompensa un assegno, intestandolo a favore di Basil Hakes, segretario di un ente benefico. Ora l'assegno, stranamente, viene ritrovato fra le carte di Tony Stewart. Il sovrintendente Bromford si reca dagli Scott e qui ha modo di constatare che David Scott non ha mai avuto bisogno di una sedia a rotelle. Inoltre, sia David Scott che sua moglie negano che Jack Kirby abbia consegnato loro un assegno. Intanto l'ispettore Ed Royce, al quale è affidato il caso, ha scoperto che il vero nome di Tony Stewart è Basil Hakes e che egli doveva reggere le fila di un misterioso traffico nel quale sono coinvolte numerose fotomodelle. Anche Jack continua nelle sue indagini. Riesce a rintracciare Norman Brooke, il negoziante che ha venduto il collare, e che gli parla di una donna bella ed elegante con la quale Bob Kirby si accompagnava. Trova anche la ragazza che viveva con Tony Stewart, Kay Richardson, e da lei ha la conferma che la morte di Bob è dovuta a un delitto al quale ha partecipato anche Tony Stewart, ma la cui maggiore responsabilità è di un misterioso capo, Mel Harris. Kay Richardson ha appena finito il suo racconto quando Jack Kirby viene assalito e stordito da un uomo che si porta via la ragazza. Si fa viva intanto la signora Mason, che aveva lasciato il suo posto in casa Kirby, e dà un appuntamento a Jack Kirby al Golden Lion, ma non ci va. Al pub, invece, Jack incontra nuovamente il proprietario della casa degli animali, con una ragazza che l'ispettore è convinto di aver già visto in compagnia di Kay. Tornato a casa, Kirby trova Mary Mason nella sua camera con un pugnale piantato nella schiena. Bromford è sempre più perplesso nei confronti di Jack. Infatti la versione che quest'ultimo dà dei fatti non coincide con quanto dichiara Clive Mason, il nipote della signora Mason, secondo il quale la zia gli aveva detto che aveva appuntamento in casa Kirby e non in un pub. Dal direttore del negozio, Douglas Croft, Jack riceve finalmente la rivelazione del nome della donna con la quale suo fratello aveva una relazione. Si tratta di Mabel Scott. Kirby si mette alla ricerca della ragazza che ha visto con Norman Brooke, convinto che questa lo possa portare a Kay Richardson. Finalmente riesce a saperne il nome: Jessica Hunter. E anche l'indirizzo. Jessica ammette di conoscere Kay Richardson, ma nega di sapere dove si trovi ora. Kirby si nasconde in casa di Jessica e, quando la ragazza è uscita, comincia a perquisire l'appartamento. È allora che appare sulla porta Kay Richardson con una rivoltella in mano. Kirby tenta di strappargliela, ma nella colluttazione parte un colpo e Kay si abbandona con un grido tra le braccia di Jack. Giocando a golf una mattina. È un giallo di Francis Durbridge. La traduzione è di Franca Cancogni. L'adattamento è di Daniele Danza.
Interpreti in ordine di apparizione: Luigi Vannucchi, Aroldo Thieri, Mario Carotenuto, Giuliana Loiodice, Luisella Boni, Gastone Bartolucci, Marina Berti, Andrea Checchi, Sergio Graziani, Aldo Massasso, Gino Pernice. Le musiche sono di Gigi Cichellero. Delegato alla produzione è Giuseppe Ardolino. La regia è di Daniele Danza.